signori, qui alla Fondazione Ronald Babudonlus ci occupiamo di famiglie svantaggiate che stentano ad arrivare alla fine del mese, ma che presto avranno sollievo. Secondo lei perché? Perché fra poco è febbraio. È più corto. Ma per favore, la nostra fondazione si sta rifacendo l'immagine, stiamo rinnovando il personale e incentivando nuovi programmi. Avremo bisogno di una presentazione. Pino la lavatrice. Piacere. Sono l'amministratore delegato e lui è Melchiorre, il responsabile della raccolta fondi. E vai, tipo Bruxelles, banche, privati. No, semafori, fazzolettini, erbre magiche. La lavatrice? Torniamo a noi. A breve apriremo una filiale in Grecia. Lei conosce la cultura ellenica? Non ci sono problemi. Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio. Bene. Cosa sai di greco? Panathinaikos. Bene, il greco lo sai. E ora Melchiorre le illustrerà il progetto che stiamo approntando per stimolare le donazioni. Ma l'idea è quella di sensibilizzare i magnati dell'industria. Infatti ho subito telefonato a Bill Gates e gli ho spiegato nel dettaglio gli scopi della nostra fondazione, la positiva ricaduta di immagine e persino le modalità di detrazione fiscale. E lui cosa ti ha detto? The customer you are calling is not available at the moment. Please try again. Appena avremo i fondi lanceremo la nostra campagna per superare il digital divide. Lei come si pone nei confronti della tecnologia? Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare, io lo faccio. Come ti poni di fronte al computer? Stai rischiando grosso, eh? Qual è il suo percorso con i linguaggi di programmazione? Ma ho iniziato col Basic. Oh, bravo, e poi? E poi mi sono rotto le balle e mi sono iscritto a pallavolo. Allora, giovanotto, patti chiari e amicizia lunga. Io sono in piedi da stamattina alle 7 e a questo punto mi sta avvenendo un dubbio. Ma lei che master ha? Allora, c'ho Skeletor Amen. E poi un altro verde, ma non mi ricordo come si chiama. Melchiorre? Sì? Ha sentito? Sì. Che idea si è fatto in proposito? Ma... se è verde potrebbe essere Kringer, la tigre, quella che si trasformava in Battle Cat. O forse Stratos. Stratos era l'uomo uccello. Allora, adesso risponde bene o la sbatto fuori? Lo sa perché in Italia la ricerca stenta a decollare? Perché vola l'Italia. Lo sa perché è fallito il progetto 1000 lire per un mattone? Perché è entrato l'euro. 8 per 1000. 1008. Mi spieghi il no profit? Vendere Mombuta a Sharm el Sheikh. Come lo convinciamo un ricco industriale a fare una donazione? Col passamontagna. Mi faccia un esempio di fuga di cervelli. Sai che potrebbe essere Mechanek, l'uomo che allungava il collo. Ma Stratos cosa allungava? Allora, ultima possibilità, test attitudinale, o azzecchi questo o sei fuori. Dopo mesi di domande abbiamo ottenuto dalla comunità europea un contributo di 5 milioni di euro, ma per un errore di segreteria sono finiti dritti nel tuo conto in banca. Accortosi dell'errore, il presidente Barroso in persona ti telefona per chiedere di restituirli. Cosa gli rispondi? Cosa gli rispondi? Cosa gli rispondi? The customer you are calling is not available at the moment. Please try again.